Io penso che si sente? Va bene. Nostro incontro sulla solitudine, la presenza di tante persone stasera, mi pare che sia veramente esorcizzi, ecco, il timore di una condizione appunto di solitudine. Siamo in tanti, tante energie intorno a un tema che è fondamentale, importante, soprattutto nella nostra contemporaneità, quando le reti sociali, familiari sembrano vacillare. E quindi è veramente una grossa occasione che il MOV Lucania ci dà per riflettere e cercare anche delle strade operative su questo tema. Intanto, prima di dare il via alla manifestazione, mi corre l'obbligo di ringraziare l'Ufficio di Presidenza della Regione Basilicata per il patrocinio offerto all'iniziativa di questa sera. È stato possibile realizzarlo perché anche l'ente regionale ha creduto in questa manifestazione. E per l'occasione saluto anche il consigliere regionale Mariano Picci, appunto in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza. Vorrei salutare anche l'assessore Messuti del Comune di Lauria, presente in sala, l'assessore alle politiche sociali al Comune di Lauria. È chiaro che in tempi di crisi e di difficoltà per gli enti locali, questioni come queste immagino emergano quotidianamente di gente che fa i conti con la solitudine, è vero? Penso che dall'osservatorio del comune queste situazioni emergano continuamente e quindi l'assessore con la sua presenza sottolinea l'importanza della questione. Occorre operare, ma diventa sempre più difficile in una condizione economica di crisi che interessa tutta il nostro paese. Prima di cominciare la tu per tu con la preside Scaldaferri, con Agnese Scaldaferri, vorrei immediatamente però passarle il microfono perché vuole dire qualcosa. Voglio solo ringraziare tutti, mi sentite perché io, la mia voce è un po' bassa. Grazie, grazie infinite di essere intervenuto, ma soprattutto ringrazio loro, le mie ragazze, le Rita e tutti quanti gli altri. Che hanno voluto fare questa serata e hanno voluto coinvolgere anche me. Io sono grata a loro, senz'altro, però sono tanto, tanto amareggiata perché le cose non vanno bene. Comunque, grazie infinite a tutti, grazie. E io non avrò pietà della sua voce tremante, perché dobbiamo un po' così discutere, cogliendo lo spunto anche dal libro di poesie che lei ha scritto negli anni, traendo spunto, ma per parlare di tante, tante cose. Siamo tutte e due donne di scuola. E la scuola è per noi una sorta di nave dalla quale è difficilissimo scendere, è vero o no? Però arriva il momento in cui bisogna scendere e quindi vabbè, sarà così. Tuttavia la scuola resta nel nostro cuore. E allora lei che ha lavorato con tanto impegno e professionalità, ecco, un giudizio complessivo sul ruolo della scuola negli anni, su che cosa la scuola può ancora fare in questa società, va bene? Ancora deve essere al centro della situazione di tutti, dei giovani, perché io credo che non c'è altro nella vita che i nostri ragazzi. Abbiate cura dei vostri ragazzi, sono ragazzi che meritano e purtroppo il destino li ha colpiti. È importante quello che dice, il destino ha colpito la nostra, le nuove generazioni e le ha colpite per tanti versi, a livello di progettualità, di futuro, di speranza. Però la scuola può ancora, è vero, contribuire alle nuove generazioni. Lei
ha operato in questa direzione? Sì, io ho operato sempre in questa direzione, cioè fare in modo che la scuola fosse dedicata solo agli alunni, ai ragazzi, e basta, non, per me non esisteva altro che loro, non esistevano altro che i ragazzi e il loro avvenire. E mi auguro veramente che, passato questo periodo di tempesta, si possa trovare una soluzione per tutti, per i giovani e per quello che bisognerà fare domani. Lei scrive in un suo testo che in fondo bisogna ci siano esempi di vita alla vita. Ce lo vuole spiegare un po' che cosa significa e come la scuola può essere quella spiegazione a sua volta alla vita? La scuola, secondo me, è al centro di tutto il progresso umano, al centro, e sbagliano se ritengono che la scuola sia è superata. Grazie infinite di tutto, ma ai ragazzi soprattutto, che io amo molto tutti, ma senza sapere i loro nomi, ma sono nel mio cuore, e ho fatto tutto il possibile perché anche la mia opera, modesta e piccola, potesse essere una luce, un faro, un aiuto per i nostri ragazzi. Ma forse anche per il nostro paese? Soprattutto il paese, è principe in questa situazione, è l'ente che in quale noi tutti ci siamo accorti, nel bene e nel male. Bene, allora passiamo all'argomento di questa sera, che è il libro di poesie. Ma perché la poesia, preside? Lei ha una formazione scientifica, matematica, logica. Come mai poi ha trovato, diciamo, anche nella poesia la possibilità di esprimersi? Una poesia è la mia, è uno sfogo del mio animo, ed era solo dedicato a me, non ad altri. È inutile, lo devo dire, io sono stata presa in castagna, diciamo, da voi tutte, da voi cinque, da voi sei, ma comunque. No, la poesia non appartiene soltanto a chi la scrive. Ma non è poesia la mia non è poesia. Ma nemmeno la parola, nemmeno il pensiero, nemmeno la comunicazione appartiene a chi la produce, è un bene comune. Va bene, quindi io mi sono rassegnata a questo ruolo. Ma anche perché poi lei, diciamo la verità, in questi testi riesce veramente ad essere incisiva, cioè ha trovato come una sintesi fra il suo pensiero, che è sempre logico, sempre così puro, lucido, e invece l'espressione del sentimento. E quindi evidentemente in lei c'è una componente, sì, perché io nel mio animo vedo tutto in positivo, non in negativo, tutto, e consiglio tutti di farlo, come è stata la mia vita, come sono state orientate le mie cose, sì, per i ragazzi soprattutto, per l'ambiente. Comunque comunicare i propri sentimenti è come comunicare il proprio pensiero, fosse pure il pensiero più razionale, ma comunicare anche i sentimenti diventa fondamentale, per cui è stata costretta, però è stata una sollecitazione dolce alla fine, penso per tutti noi, perché veramente bisogna leggerli questi testi poetici, spesso brevissimi, altre volte più costruiti, ma tutti densi di una parola che vuole diventare concretezza, vuole diventare concreta. E comunque diciamo, quando lei scriveva poesie, perché mi ha detto che non ne scrive più, e va bene, poi facciamo la seconda domanda, la domanda di riserva, ma quando lei scriveva testi poetici negli anni 80, negli anni 90, che cosa provava nel momento in cui creava? Solo il bisogno di dire a me stessa cos'era la vita, e basta. Non avevo dei riferimenti a persone o cose, alla vita.
Bene. Quindi un riferimento al sé. Ma allora la scrittura può essere anche un modo per vivere in solitudine qualche aspetto della propria vita? Ma io ritengo che la solitudine faccia parte di tutti noi, ognuno di noi è solo dentro la propria coscienza, nel proprio cuore. È un dono, un patrimonio che tutti noi abbiamo, quello della solitudine. Ed è un patrimonio, non è la solitudine, non è un affavellamento di cose, di pensieri e di azioni. È tutto per noi. Quindi è stata una fertile occasione quella di un colloquio con se stesso, con se stessa, è vero? Oggi scriverebbe ancora testi poetici, ora che il dolore sembra bussare non solo alla sua porta, ma alla porta di tutti noi? Non più, perché ho chiuso il 94, sì. E non lo farò più, non scriverò niente più perché non ne ho voglia, no? E non ne ho capacità, c'è anche questo da dire, gli anni passano, non solo. E io sono stata colpita molto perché tu sai e voi tutti sapete che non ci vedo e non posso camminare. Quindi pensate voi che sto sempre su una poltrona a non pensare, neanche a pensare, perché non è il caso di pensare al passato, no, non vale la pena. Si è lavorato e vissuto per gli altri, sì, questo sì, lo devo dire, non sono mai vissuta per me stessa, ma per gli altri sì, sempre, sempre, ogni momento della mia vita ci sono stati gli altri che mi hanno spianato la via, gli altri, loro, tutti. Quindi diciamo che questo dono che lei ha fatto di sé agli altri ha poi consentito anche uno spazio personale, che sono appunto queste liriche, intese proprio come uno spazio personale per una espressione di sentimenti. E la raccolta, perché la signora Scaldaferri insieme a Rosa Luglio, Rosa Salomone, Maria Grimaldi e Lucia hanno pensato di raccogliere e questi testi sparsi secondo quattro sezioni, sì. La signora Ginetta Scaldaferri, quattro sezioni molto significative dai titoli, penso che sollecitano, sono titoli poetici. La prima sezione è Aneliti di speranza, dove si raccoglie proprio questa tensione, questo tendere verso la speranza. E sono poesie, veramente, dove la parola speranza, domani, futuro, tempo, ritornano queste parole con frequenza. Ma che cos'è la speranza? La speranza è essere desiderosi che tutto il mondo sia gratificato dalle sue azioni. Tutto il mondo, mica solo una persona o due, o coloro che hanno le possibilità economiche, no, non esiste questo fatto, perché siamo tutti figli di Dio. Allora, un applauso, perché effettivamente il richiamo alla speranza è forse quanto mai attuale, no? Perché forse lei faceva il discorso prima delle giovani generazioni che sembrano prive di speranza. Invece no, non è vero, la speranza c'è sempre e quindi non si devono abbattere mai i giovani, giovani tutti noi, mica solo i giovani, perché è l'essenza della vita sperare in qualcosa di migliore e il mondo diventerà migliore. E la capacità di guardare verso il futuro. E anche leggere una poesia sulla speranza, tante ce ne sono qui nella prima sezione, potrebbe aiutare a guardare verso il futuro, per cui la poesia non è mai inutile, per cui non è mai inutile, ma comunque così avete voluto e così abbiamo fatto. Lo sapete che devo dire che
tutti voi avete tutto, tutta l'auria ha contribuito al mio essere donna, persona. Sì, sempre. È una comunità, diceva io. Sì, sì. È la mia vita. È stata allietata da voi, dai vostri figlioli, dall'ambiente che mi circonda, da tutto ciò che io vedo di fronte a me, perché vedo che la cattiveria esiste ed è anche forte e potente, però io ho speranza nel futuro e che i giovani imparino ad essere se stessi. La speranza, che bella questa espressione, che i giovani imparino ad essere se stessi. Ma è arduo oggi, perché esistono tanti modelli, a volte che infondono una idea falsa, diciamo, e quindi la difficoltà oggi è difficile essere se stessi, o no? Ma bisogna essere se stessi, bisogna essere se stessi, non dipendere moralmente, spiritualmente da nessuno, perché ognuno deve essere libero di essere se stesso. Parole. Che belle parole, essere liberi. E lei ha sottolineato una cosa, che la sua libertà si è realizzata dentro una comunità, questa è la cosa secondo me fondamentale, dentro un paese, dentro una società che si è mantenuta solidale poi intorno a certi valori e a certe istanze. Quindi liberi ma dentro una comunità, quindi ancora una volta un rapporto particolare con il tema di questa sera, che è la solitudine. Una sezione ancora molto particolare di questa raccolta è Affetti, e dove emerge con forza l'importanza della famiglia. Sì, è importante la famiglia, però non sempre soddisfa i propri desideri, le proprie angosce e la propria solitudine. Sì. Quindi c'è una incapacità anche della famiglia di dare risposte? Senz'altro sì, anche la famiglia non può capire e entrare dentro l'animo della persona, anche se è un figlio. Anche, quindi effettivamente forse viene in mente Quasimodo, con ognuno sta solo, alla fine trafitto da un raggio di sole, ma esiste un sole quindi comunque, che è la comunità nella quale noi ci caliamo, ed è anche la comunità famiglia, dove gli affetti si trasmettono, si elaborano. Lei ha dedicato particolare attenzione alla figura paterna. Alla figura paterna, sì, perché io ero simile a mio padre e quindi l'ho amato molto, l'ho amato tutti i miei cari, però mio padre era una persona semplice. C'erano delle affinità probabilmente, ma gli affetti non si giocano solo sulle affinità, si giocano anche sulle differenze. C'è un testo che lei ha dedicato al professore Nicola, bellissimo. Lei disquisisce. È un testo che dopo magari leggeremo, in cui sono le differenze a creare poi l'incontro. È vero questo. Le persone, se sono differenti, si amano lo stesso, non ha importanza di essere uguali. Lei mi parlava, diceva che in fondo esistono delle complementarietà. Si è complementari, voglio dire. Non ho capito. Cioè, mi diceva qualche giorno fa che in fondo con la differenza, con le differenze, esistono poi dei completamenti, ci si completa a vicenda. Altro, è un il destino delle persone, completarsi con altro, con gli altri. Quindi ancora volendo restare nel tema, allora in fondo la solitudine è anche un'occasione per se stessi, per la propria anima, ma è soprattutto poi un trampolino di lancio per la libertà nello stare insieme, in una comunità, in una libertà di stare insieme in una famiglia, pur con delle differenze. Ma io volevo leggerla questa poesia dedicata al professore Nicola. Disquisisco, la vuole leggere lei? Ripetere lei? Disquisisco col dire forbito,
di astrusi concetti, di formule ardite, distratto. Tu insegui concreti pensieri. Sono le nostre due vie parallele, la tua per me rituale, la mia per te utopia. E su questi binari tra ipotesi e riti scorre veloce la vita. È un testo molto molto bello, molto intenso, in cui questa coppia che abbiamo fra l'altro osservato tante volte, vista tante volte passeggiare mano nella mano sotto il sole, al tramonto, è vero, è una coppia veramente in cui le vie sono parallele. D'accordo, e si sono incontrate però, perché poi le parallele si incontrano all'infinito. Infinito, e lui e noi ci siamo incontrati per l'infinito. Per l'infinito, benissimo. Un'altra sezione ancora è costituita invece dalle sensazioni. Anche qui la preside Agnese Scaldaferri ci invita a osservare e ad assaporare le cose, è vero? E sentire, avere sensazioni. La sensazione di vivere, la sensazione di fare il proprio dovere, la sensazione di essere se stessi, ecco. Come si è, non si può pretendere di essere tutto, però si può capire di essere se stessi nella vita. E altro? No, appunto questo, la sensazione, lei ha detto una cosa molto bella, cioè sentirsi vivere. Lei quando si è sentita proprio intensamente vivere, in quali momenti della sua vita? Mai. E non è vero, noi l'abbiamo vista intensamente vivere, noi l'abbiamo vista quando, tutti noi, è vero, quando ha diretto la sua scuola, quando si è impegnata con il MOV, lei ha vissuto intensamente. Senz'altro così, però io come persona non ho mai avuto la sensazione di essere al centro dell'attenzione, anzi non ho voluto. Ma perché non l'ha cercato? Non ha voluto, è chiaro, non ha voluto, ma le sensazioni però riguardano poi soprattutto sensazioni legate a piccole cose, piccoli gesti quotidiani, e questi sono veramente cantati, si può dire, in maniera splendida, come quella del poeta. È un mio amico, non so come si chiamava però, era di calabrese, ma non so più come si chiamava. E mi mandò il suo libro di poesie, un libro di poesie. E gli risposi con queste parole, perciò sono parole che di luce in cui sempre vivrai. Sì. E allora sono scintille anche per lei, scintille immortali, queste che abbiamo raccolto forzatamente, violando la sua volontà. Sono state, ma io non l'ho mai capito. Mai capito. No. Il libro si chiude con un'altra sezione stupenda, per me forse la più costruita poeticamente, dove la poesia si fa discorso, ed è intitolata Ambiente e Natura, dove non c'è l'ambientalismo patetico che è anche di moda, ma esiste invece una visione della natura come corrispettivo, della vita dell'uomo. E ricorda qualche testo particolare che... Particolare? Forse il tenero arbusto, non lo so. L'arbusto, sì, in cui l'arbusto in realtà è il simbolo dell'umanità, la sua, dopo, eccola qua, possiamo anche vederla, è a pagina 117 per chi ha il libro. Perché questo arbusto con la sua fragilità dunque? Ma tutto ciò che è fragile per me è interessante, tutto ciò che interessa, tutto ciò che è fragile, perché la potenza non mi va, non mi piace che le persone siano potenti e ritengo di essere infallibili. Per esempio, se un muro barcolla. Se un muro barcolla. Ah sì, anche l'altro testo, Se un muro barcolla, è molto bello. Intanto leggiamo questo tenero arbusto in cui il monte è coperto da un manto di neve, dice
la poetessa. La cima superba si staglia nel nitido cielo, maestosa, inaccessibile, fredda. La osservo stupita e l'ammiro. Ma poi lo sguardo si posa su un terreno tenero arbusto che regge a fatica un fardello di neve. È debole, fragile, e sento di amarlo, dice Agnese Scaldaferri. Quindi ama la fragilità degli uomini. Amo la fragilità dell'uomo e spero che diventi forza di se stessi. Però io penso molto alla fragilità umana, perché siamo tutti fragili di fronte al futuro, al destino, alle cose che ci capitano. Certo. E quindi. Ancora per quanto riguarda il potere, c'è un testo delizioso in cui una formica e una cicala dialogano per l'ennesima volta fra di loro. Ancora una volta stanno a dialogare, a parlare, questi due esseri così antitetici. E però la morale è appunto quella di una società ingiusta, poi alla fine, e quindi il grido della formica è proprio questo, che ci troviamo dentro qualcosa che stritola gli esseri umani. Lei pensa che ne usciremo comunque da questa? Io penso di sì, certo, forse io non lo vedrò, però usciremo fuori da questo imbasto che ci accomuna tutti, perché è un momento in cui abbiamo tutti bisogno forse di fede, non lo so. C'è un testo molto bello che lei dedica al Cristo, è come l'arbusto il Cristo, no? Come? L'immagine del crocifisso, del Cristo crocifisso, un po' è come l'arbusto di cui abbiamo parlato prima, così fragile, così... È fragile, per me è importante tutto, è ciò che è fragile, che non è in posizione umana. Perché molta gente si crede potente e infallibile, invece sono esseri umani come tutti noi, e l'ho scritto pure, no? Così. Ho l'impressione di parlare con una saggezza, come può essere anche quella antica, quella classica, ed è la saggezza appunto della consapevolezza della propria condizione, della condizione di fragilità, in cui lo stesso potere allora non può diventare cieco. Perlomeno. Perché sì, la cecità può colpire ognuno di noi, ma il potere non può esserlo. Cieco, ma intanto lo è. Fino alla a non accorgersi, magari, del baratro verso cui stanno conducendo l'Italia e il mondo, diciamo per. Va bene, sono loro che dovrebbero essere le nostre guide. Lei si riferiva anche al potere. Guide, non sono nessuno all'altezza di guidare un altro, se non ha dentro qualcosa di migliore. Ma ognuno fa i propri interessi, quindi. E non è qualunquismo, sono dati di fatto, che proprio sono all'onore delle cronache o al disonore delle cronache di questi giorni. Quindi un messaggio di speranza, una capacità di guardare al futuro, questo, di vivere le sensazioni intensamente, anche se non ci si sente mai pienamente vivi, però ecco, assaporare quelle scintille di luce, no? Che ognuno di noi può cogliere, saper guardare la natura, questo è un messaggio che viene dalle poesie, ma vuole aggiungere qualche altra idea? Niente, soltanto che io sono una piccola cosa, sono stata una piccola cosa e ho cercato di condividere con il mio aiuto, ma piccolo però, al benessere dell'umanità. E l'umanità incominciava dall'Udia. Bene, d'accordo. Allora noi speriamo di non aver affaticato Agnese Scaldaferri.
Intanto proseguiamo con appunto una presentazione un po' più ampia del libro, perché noi abbiamo fatto una chiacchierata come davanti a un caminetto ideale. Adesso ci sarà Ginetta Scaldaferri che presenterà il libro. Dov'è Ginetta? Eccola qui. E poi il professore Lavalle che leggerà dei testi. E c'è anche una piccola sorpresa, va bene? Di una fine dicitrice fra poco, va bene? Poi aggiungerà a lei qualche altra cosa. Io sono presa un po' alla sprovvista, veramente, non sapevo di questo mio intervento. Sì, la prefazione. Dunque, sì, così brevemente voglio dire come perché mi sono trovata a fare la prefazione. Forse ero la meno indicata a farla, però mi sono trovata a farla e sono contenta adesso. È capitato questo, che sono andata un giorno a casa di Agnese e ho trovato il gentile consorte Nicola che ricopiava le poesie di Agnese, perché Agnese scriveva le sue poesie su dei foglietti e poi le metteva lì nel cassetto, tutte in un cassetto. Allora un giorno Nicola ha pensato di scriverle tutte insieme su un unico foglio, con bella calligrafia naturalmente, bellissima, e io mi sono trovata proprio in quel momento in cui faceva questa cosa. E allora ho chiesto di poterle leggere queste poesie. Ho fatto una fotocopia e le ho portate a casa. Le ho lette, rilette e poi le ho riscritte al computer. Naturalmente, mentre le scrivevo e le leggevo, mi sono molto emozionata. E così dopo, così come mi capita spesso quando qualcosa mi colpisce particolarmente, ho buttato giù, così, di getto, così, dei miei pensieri, delle mie sensazioni, cioè le emozioni che quelle poesie mi avevano dato. E poi le ho fatte leggere ad Agnese e lei forse le ha apprezzate. Naturalmente poi le ho elaborate, cioè belle erano così, una prima bozza, e fatto, per esempio, ho pensato poi di quella suddivisione che ho fatto, perché Nicola le aveva scritte in ordine cronologico, secondo la data in cui, io ho pensato di fare così e loro hanno approvato questa mia cosa e così è venuta fuori la prefazione. Cioè, semplicemente così. Bella. Adesso la leggo. Bella la protezione che tutti fanno. No. Ma sono interdipendenti. Perché erano belle le poesie, ho potuto fare bella la prefazione. Sì. Un pochino, un po' tutti abbiamo. Ma Teresa in prima linea, la signora Teresa Mandarino, è stata quella che ha più caldeggiato questa cosa. L'ha voluto, ma veramente fortemente. Infatti nella dedica lei è in prima linea. Leggo la prefazione. Leggendo queste poesie, scritte in momenti diversi, per occasioni e circostanze varie, si intuisce la sensibilità ed il bisogno di introspezione dell'autrice, la necessità di un affinamento del suo modo di sentire interiormente e la ricerca della bellezza, della bontà, della verità. È palese in lei l'abitudine al silenzio come momento di riflessione, condizione interiore indispensabile per permettere alle immagini, alle sensazioni, alle intuizioni più profonde di fluire liberamente fino a condensarsi in parole, un rifugio dove raccogliersi per mettere ordine alla molteplicità eterogenea dei pensieri e delle emozioni. Si è voluto dare alla raccolta di questi bellissimi componimenti lirici, più che una scansione cronologica, un ordine
in base ai temi trattati, scegliendo quattro titoli emblematici: Aneliti di speranza, Affetti, Fugaci ed intense sensazioni, Ambiente e natura. In Aneliti di speranza, i versi, ispirati da una visione pessimistica della vita, da sentimenti, immagini, ricordi che riconducono alla debolezza e alla fragilità umana, si aprono alla fine ad intuizioni e prospettive di speranza, a situazioni di riscatto, tramutandosi così in febbrile tensione, in un apparato di avvistamento e di conquista. In Affetti, l'autrice dà libero sfogo ai sentimenti più intimi, alle emozioni più profonde che hanno influito sulla sua figura di donna, di figlia, di sposa. Parole lievi ed intense, immagini retoriche di elevato impatto emotivo esprimono legami profondi, vincoli affettivi che prevaricano il tempo e lo spazio, donando spesso fiducia e serenità. Con Fugaci ed intense sensazioni si sono voluti denominare alcuni componimenti concisi, ma di elevato valore poetico, che si fanno apprezzare per la suggestione delle immagini, per l'intensità del significato, per la felicità delle scelte lessicali, per i sentimenti e per le emozioni che riescono a suscitare. Ambiente e natura raccoglie le liriche che denotano la capacità dell'autrice di osservare l'ambiente, animando e dando voce ad elementi umani, ad oggetti di per sé insignificanti, inconsapevoli testimoni di momenti di vita, a volte intensi ed a volte pacati e semplici nella loro quotidianità. La natura è colta nella sua essenza più profonda e perfetta, dall'arcobaleno che si staglia nell'azzurro al tenero arbusto che regge a fatica un fardello di neve. Si percepisce un sentimento di stupore e di incanto, di profonda ammirazione per la perfezione del creato. Lo scopo di questa pubblicazione è duplice: ci fa conoscere l'autrice.